Bene, Hare Krishna, ben ritrovate tutte e tutti. Allora, l'argomento di stasera il titolo è Le condizioni necessarie per creare una comunità spirituale ideale. Abbiamo trattato questo argomento nell'ultimo Bhakti Retreat, un po' nel ritiro che abbiamo fatto, però diciamo poi adesso con le restrizioni di distanziamento. Non avevamo quella, cioè, dire, desideriamo farlo che siano più persone che siano consapevoli di questo aspetto, e quindi abbiamo pensato di riproporla anche così alla festa della domenica, queste conferenze aperte poi un po' a tutto il pubblico, anche perché, cioè, è qualcosa di importante, almeno è un argomento che sento molto personalmente. Prabhupada dice che sento molto perché Srila Prabhupada dice che le persone hanno fame di spiritualità. Poi alcuni sono più consapevoli, alcuni meno, no? Non in tutti è presente questa consapevolezza, ma in realtà il bisogno c'è, perché la vera spiritualità include tipo buone compagnie, servizio, protezione, affetto. Questi sono i bisogni che tutti cercano: amicizia, protezione, affetto, no? Servizio, no? Una missione. Queste cose sono bisogni di tutti, ma che si riassumono una comunità spirituale. La spiritualità può soddisfare tutti questi bisogni essenziali, importanti. L'amore e il servizio sono proprio la natura dell'anima, nessuno può vivere senza amare, senza servire, senza avere, no? No, uno scopo nella vita, non può vivere felice, può vivere, ma quindi sono bisogni essenziali. La spiritualità può soddisfare questi bisogni essenziali. Quindi in questo senso delle comunità spirituali è un bisogno, cioè, è essenziale per una vita equilibrata, soddisfacente, piena, ed è essenziale, ed è un servizio essenziale della società. Certo, oggi chiaramente siamo in una società, no? Negli ultimi decenni o anche secoli. Comunque si è andato molto verso il materialismo, pensando superficialmente, ingenuamente, che aumentare le comodità materiali avrebbe reso le persone più felici, ma vediamo che sempre più persone vedono chiaramente i limiti, no? Delle persone, è visibile, chiaro. Quindi questo è un argomento molto importante. È importante creare che ci siano delle comunità, dei gruppi di persone che vivano una spiritualità vera, genuina, e che portino poi, che appunto abbiamo detto, che può dare soddisfazione ai bisogni più nobili, più profondi degli esseri viventi, di ognuno di noi. Quindi questo è un argomento più che mai urgente, io direi, più che mai urgente è la necessità di creare gruppi che possano effettivamente soddisfare questi bisogni essenziali. Grazie alla guida sicura di Srila Prabhupada è un maestro ideale, ha insegnato con la sua vita, ha creato tanti gruppi di persone che stanno veramente portando un contributo essenziale nella vita di Dio. Ormai sono milioni le persone che hanno cambiato, no? Che hanno migliorato il loro stile, la qualità della loro vita grazie al contatto con Srila Prabhupada e i suoi insegnamenti. Quindi, grazie alla guida sicura di Prabhupada, un maestro così ideale, e che lui ha creato anche diverse comunità, diversi gruppi, abbiamo per esempio queste, sono due comunità nel mondo come ecovillaggi o comunità spirituali, agricole anche, poi uno può far creare, possono essere diversi modelli di progetti, però diciamo
Ci sono questi esempi come le Govardhan Eco Village, per esempio, in India, oppure anche la fattoria in Ungheria, si chiama Krishna Volgi, che stanno riscuotendo un grande successo, per esempio, no? Prabhupada ha messo in moto e Govardhan Eco Village ha vinto il premio come il miglior ecovillaggio nel mondo. Certo, ci sono vari premi, ha vinto il primo premio, ma ha vinto tanti altri premi. Questo in Ungheria anche dicono che è l'ecovillaggio più funzionante, funziona meglio in tutta Europa. Questo non lo dicono i devoti per auto, no? Noi siamo bravi, no? Non dicono quelli che sono nell'ecovillaggio, sono gli altri che li hanno premiati proprio per il fatto che cioè stanno dimostrando uno stile di vita, un'unione, una collaborazione, uno stile di vita molto ispirante che tutti alla fine vorrebbero, però è difficile vedere esempi di questo tipo. Per fare un esempio, poi appunto per dire che quello che Prabhupada ha portato non è qualcosa di irrealizzabile, non è facilmente realizzabile, le sfide sono tante, non è così semplice. Anche noi siamo consapevoli dei nostri limiti nell'applicare, sto parlando di un argomento molto elevato, poi siamo consapevoli dei nostri limiti, ma nello stesso tempo, appunto, grazie alla guida sicura di Srila Prabhupada, grazie a 50 anni di esperienza, questo movimento ormai è presente ormai stabilmente in tutto il mondo, da 50 anni, qualche posto meno, qualcosa più o meno, un po' di meno, ma è presente. Grazie a tutti questi anni di esperienza e alla guida sicura di Srila Prabhupada, possiamo dire, ci sentiamo abbastanza fiduciosi o abbiamo la speranza che approfondire certi argomenti, proporre o trasmettervi, presentarvi, no? Informarvi di quello che è appunto l'esperienza, quello che sono gli insegnamenti di Srila Prabhupada a questo riguardo, potrebbe generare un po' di ispirazione. Noi ve lo offriamo, poi vediamo, ma se abbiamo fiducia, perché qui stiamo parlando di qualcosa di reale, qualcosa di sperimentabile, è un bisogno che tutti abbiamo, sono bisogni che ci sono, tutti abbiamo bisogno di compagnia, avere un gruppo di persone, no? Del quale fidarci, col quale collaborare, che ci vogliono bene, che ci rispettano, sono bisogni essenziali. Quindi è un argomento molto così importante e molto attuale. Scusate i nostri limiti, ma insomma noi consapevoli dell'urgenza di questo servizio sociale, perché questo è un servizio sociale, la spiritualità, no? L'educazione spirituale è un servizio sociale essenziale, anzi nelle culture molto elevate, nella cultura vedica, nelle culture molto progredite, l'educazione spirituale è proprio centrale. Se una persona non ha chiaro perché sono in questo mondo, no? Perché soffro, qual è il modo per uscire dalla sofferenza, come trovare una felicità vera, reale, sostenibile, qualcosa che mi appaga veramente, se non trova risposte a queste domande, che possono essere risposte solo con la spiritualità, non potrà trovare la condizione ottimale a quale aspira, a quale tutti aspirano. Quindi Prabhupada dice tutti hanno fame di spiritualità in realtà, tutti hanno bisogno, molti pensano che si possa fare in altro modo, ma non hanno mai portato un esempio. Facciamo in altro modo, vabbè, siamo qua, portateci qualche esempio, ma non vediamo niente di incoraggiante, niente di, no, che possa confermare questo. Invece nella spiritualità. Certo, con tutti i limiti, come detto, è una sfida, veniamo tutti, siamo in qualche modo più o meno condizionati dall'ambiente, dalla cultura, dall'educazione che abbiamo ricevuto, dalle esperienze di vita, specialmente, no, anche le delusioni che abbiamo provato in diversi gruppi, alle volte anche purtroppo nelle famiglie, in gruppi. Allora non è facile creare. Ma si può fare, siamo convinti che si può fare,
in piccolo si sta sperimentando, come detto ci sono degli esempi e quindi noi siamo fiduciosi che si possa, come dice, offrire un contributo, generare un po' di stimolo, la speranza che queste riflessioni possono stimolarci a investire in questa direzione, perché poi qui è comunità spirituale vuol dire che tutti sono responsabili, non è lavoro di gruppo, l'unione è la forza, no? L'unione fa la forza, non è che ci vuole. Certo, se ci sono delle persone molto carismatiche, molto ideali, che ispirano, quello è un grande valore aggiunto, ma poi ci vogliono anche quelli che seguono, ci vogliono anche quelli, c'è una collaborazione, ci devono essere con persone che siano disponibili, che abbiano capito, quindi leader carismatici, ma che lasciano la libertà alle persone. Prabhupada ha fatto così, queste cose così miracolose proprio perché lui non è che controllava le persone, ma semplicemente li guidava col suo esempio, con la conoscenza, no? Li ispirava con la sua guida esemplare. E ognuno di noi è chiamato, chi capisce si lancia, no? Chi capisce si butta, chi ha capito, no? Una volta che capiamo qualcosa che è valido, facciamolo. Tutti sono invitati. E vi leggo per un bellissimo verso dallo Srimad Bhagavatam come ispirazione iniziale, poi vado un po' più nei dettagli di alcuni aspetti, se vogliamo dire pratici, o aspetti essenziali che dovrebbero essere considerati in una comunità spirituale ideale o efficace, no? Che funziona bene. E prendiamo un verso dallo Srimad Bhagavatam, quarto canto, capitolo 30, le attività dei Praceta, il verso 8. Leggo la traduzione. Dio, la persona suprema, disse, qui Dio, Krishna, appare si chiamano i Praceta, i figli di Prachina Barisha, che erano grandi devoti, si erano dedicati al servizio devozionale. Ma la loro particolarità è che erano molto uniti, collaboravano molto bene tra di loro. E vediamo Krishna cosa dice. Cari principi, sono molto soddisfatto della relazione di amicizia che avete tra voi. Tutti voi siete impegnati in una sola occupazione, il servizio devozionale, Bhakti Yoga. Così sono soddisfatto della vostra reciproca amicizia e vi auguro ogni buona fortuna. Ora potete chiedermi una benedizione. Prabhupada, una bellissima spiegazione, dice: poiché i figli del re Prachina Barishat erano tutti uniti nella coscienza di Krishna, il Signore era molto soddisfatto di loro. Ognuno dei figli del re Prachinabari era un'anima individuale, ma essi erano uniti nell'offrire un servizio trascendentale al Signore. L'unità delle anime individuali che cercano di soddisfare il Signore Supremo o gli offrono qualche servizio è la vera unità. Prabhupada, come sceglie bene le parole, dice: siamo esseri individuali, qualcuno propone, noi siamo tutti Dio, no? Siamo esseri individuali, dice. Ma erano uniti, c'è l'unità nella diversità, in altre parole, ognuno è un individuo ma uniti in un solo punto. L'unione è nell'offrire un servizio trascendentale al Signore. L'unità delle anime individuali che cercano di soddisfare il Signore Supremo o gli offrono qualche servizio è la vera unità. Tale unità non è realizzabile nel mondo materiale. Prabhupada qui dice proprio: non si può fare. Creare l'unione a livello materiale, la vera unione, non si fa. Se qualcuno ha qualche idea, ha qualche esempio, come dicevamo prima, anche se ha qualche esempio che confuta quello che dice Prabhupada, si faccia avanti. Non l'abbiamo mai visto. E mi ricordo che anche da ragazzo avevo super, non so perché, in questa vita avevo sempre
questa idea del gruppo, no? Lavoriamo in gruppo, facciamo insieme, uniamoci, no? Cioè, avevo sempre, facevo i gruppi purtroppo di persone disperate, magari un po', però avevo sempre questa idea, facciamo, no? E ho provato tanti gruppi, no? Tanti gruppi di diversi tipi, non sto a raccontare per non appesantirvi, ma alla fine finiva sempre male, non riuscivamo a stare uniti, non riuscivamo a creare vera unione. Alla fine si, no, c'erano sempre problemi, e poi dopo un po' finivano. E sono sicuro che anche molti di voi avete esperienze simili. E Prabhupada ce l'aveva già detto, qui l'ha scritto diversi anni fa, dice non è possibile, dice, è meglio che non perdete tempo, in altre parole, tale unità non è realizzabile nel mondo materiale, non si può fare. E poi aggiunge, benché la gente ufficialmente si unisca, tutti hanno interessi differenti. Nelle Nazioni Unite, per esempio, le singole nazioni hanno ambizioni personali e non possono quindi mai essere veramente unite. Europa unita, no, mi ricordo quando è iniziato l'Europa unita, beh, adesso che mi sembra che anche l'Inghilterra, no, si è separata, no? Giusto? Non ce la fai, no? Mi ricordo quando c'era l'Europa, finalmente un'unica moneta, un'unica, sempre problemi lo stesso. No? Dov'è l'unione, la vera unione, dove sta? No? Quindi Prabhupada dice, per esempio, le Nazioni Unite, le singole nazioni hanno ambizioni personali e non possono quindi mai essere veramente unite, perché dice, se ognuno ha interessi, ambizioni, interessi personali, obiettivi separati, com'è possibile creare l'unione? Non si può, no? È la matematica, è la logica, è logico. Quindi ufficialmente ci uniamo, ma poi dopo ognuno ha il suo programma sotto. Nelle Nazioni Unite, scusate, l'ho già detto, non possono essere mai veramente unite. La divergenza di opinioni tra le anime individuali è così forte, che Prabhupada adesso tira in ballo anche il suo movimento, dice, la divergenza di opinioni tra le anime individuali è così forte in questo mondo materiale che anche nell'associazione per la coscienza di Krishna talvolta le persone sembrano separate a causa delle loro differenti opinioni o delle diverse inclinazioni verso gli oggetti materiali. Quindi la differenza, le divergenze nascono da questi due aspetti, no? Perché siamo individui, no? E abbiamo diverse inclinazioni verso gli oggetti materiali. Capisce? Vuol dire, per esempio, per qualcuno un certo oggetto o certi aspetti sono essenziali, molto prioritari. Per un altro, dipende, no? Esperienze di vite passate, esperienze. Per altro magari è secondario, per un altro, per uno è centrale, per l'altro è periferico, marginale. Dipende in che modo, in altre parole, in che modo siamo condizionati, siamo individui condizionati a diversi livelli, in diversi modi, e quindi naturalmente ci saranno divergenze di opinioni, perché siamo, no? Vediamo le cose, le persone, no? Intorno a noi le percepiamo in modi differenti, e quindi questo crea, dice, perfino nella coscienza di Krishna talvolta le persone sembrano separate, dice Prabhupada. Interessante, adesso perché bisogna andare in profondità, perché se vogliamo creare la vera unione non è solo va bene, cioè, capito, facciamo un bel mission statement, una bella, no, dichiarazione di missione, riuniamoci e facciamo un bel, no? Bel progetto, studiato bene, magari fosse così semplice, bisogna andare più in profondità. Quindi, sebbene talvolta le persone, anche in questo movimento, quindi possiamo dire nelle comunità spirituali, anche se c'è per esempio tendenza verso qualcosa di più elevato,
Talvolta le persone sembrano separate a causa delle loro differenti opinioni o delle diverse inclinazioni verso gli oggetti materiali, ma in realtà nella coscienza di Krishna non ci possono essere due diverse opinioni. C'è un unico scopo, non ci possono essere due differenti opinioni, perché c'è un unico scopo, due punti: servire Krishna, servire Dio nel miglior modo possibile. Quindi se il centro è il servizio a Dio, al Supremo, che include il servizio agli altri esseri viventi, allora non ci possono esserci, sì, uno dice ma io lo farò in un modo o in un altro, ma non c'è, però poi dice ci possono essere divergenze di opinioni, ma la separazione non avviene perché l'obiettivo è unico, è quello che rende unito il gruppo, no? Quindi c'è un unico scopo, servire Krishna nel miglior modo possibile. Se si verifica qualche disaccordo sul servizio, tale disaccordo deve essere considerato spirituale. Quindi non è un disaccordo insormontabile, non è da preoccuparci troppo, è normale, siamo persone, individui. Le persone che sono veramente impegnate nel servire Dio, la persona suprema, non possono mai essere disunite in nessuna circostanza. E questo è il punto che crea l'unione. Se, attenzione, però qua dice, le persone che sono veramente impegnate nel servire Dio, cioè se la motivazione è quella, se le persone si uniscono con questa motivazione, allora non ci può essere veramente disunite in nessuna circostanza. Cioè si trova il modo. Vabbè, tu fallo così, io faccio così, troviamo il modo, nel servizio il centro, Prabhupada dice, va bene, tu vuoi fare, ti piace farlo qua, fallo qui, tu vai da un'altra parte, fai la cosa, no? Tu fai quel servizio, tu fanno un altro. Ma non possiamo, non dobbiamo, il problema è se invece, il problema non è, cioè la spiritualità, il servizio a Dio, che è il punto centrale, quello crea l'unione. Se però persone hanno altre motivazioni, perché quello dice qua, se sono veramente impegnate nel servire Dio, se invece hanno altre motivazioni, entrano in una comunità con qualche obiettivo nascosto, qualche secondo fine, no? Cercando, che ne so, non serve sporcarvi la mente, però alle volte le persone si avvicinano con fini materiali, allora è difficile, ma se il fine è il servizio si fa, si può fare. Quindi, le persone che sono veramente impegnate nel servire Dio, la persona suprema, non possono mai essere disunite in nessuna circostanza. Ciò fa sì che Dio, la persona suprema, sia molto felice e desideroso di dare ogni benedizione ai suoi devoti, come è indicato in questo verso. Appena ci crea un po' di unione, quando c'è l'unione, c'è la collaborazione, subito arrivano le benedizioni. Cioè, non è qualcosa di teorico, c'è l'esperienza pratica. Possiamo vedere che il Signore è subito pronto a concedere ogni benedizione ai figli del re Prachinabharishat. Quindi, poiché erano uniti, poiché il centro della loro attività era il servizio devozionale, lui è pronto a dare qualsiasi cosa. E infatti è così, se le persone stanno unite, no? Come diceva Prabhupada, come dicono la tradizione vedica, se marito e moglie vanno d'accordo, entra la dea della fortuna in casa. Così quando le persone stanno unite, quando c'è l'unione, subito si crea una sinergia, no? Si creano subito tante cose belle, no? Si sviluppano tanti aspetti positivi. È naturale. È una legge della natura, no? Una legge della natura. È difficile stare uniti, casomai, ma se c'è l'unione c'è forza, no? C'è forza, allora ci crea subito. E come abbiamo detto, quindi il punto è, deve essere la spiritualità, il servizio al Supremo. Su quella base si possono creare delle comunità spirituali. Ideali, efficaci, che portano veramente un esempio. Certo, sembra molto alto per le persone quando parli di questi argomenti, ma
non riusciamo neanche ad andare d'accordo qua, no? Neanche il governo vanno d'accordo. Neanche, no? Neanche i politici vanno d'accordo qua, che saremmo quelli che hanno studiato di più. Noi qua, povere anime, no? Come facciamo? E allora non ce la fanno, sì, hanno studiato tanto, ma non hanno capito questo semplice punto. Prabhupada l'ha capito e ha funzionato, ha creato delle comunità, dei gruppi che stanno funzionando, oggi stanno funzionando. Nel 2021 sono persone che hanno migliorato radicalmente la loro vita grazie a questi insegnamenti. I politici non hanno creato niente, sono cambiati tanti governi, io ormai ne ho visti un po', ma a questo punto poi ognuno faccia si interessi secondo il proprio la scelta, ma io non, come dire, non seguo più tanto, non mi ricordo più neanche chi sono un po' tutti, però questo, ma nel senso Chanakya Pandit l'aveva già detto tanti anni fa, un grande saggio, era un politico anche lui, ha detto non bisogna fidarsi dei politici. I politici, sai, se non sono anime realizzate, Prabhupada scrive, noi dovremmo votare le persone che sono anime realizzate, che sono devoti di Dio. Se sono devoti di Dio allora va bene, altrimenti che cosa ci possono dare? L'abbiamo appena detto, non può funzionare, non ci può essere unione. Poi è così i partiti, no? Quando cambiano interessi, poi voti. Comunque, siete più, magari più esperti in me, queste cose. Allora, vediamo, in questo poco tempo che mi resta, poi sentiamo qualche vostro commento, riflessione, domande. Alcuni punti, alcuni aspetti essenziali di una comunità che potrebbe, una comunità ideale. Sono... Direi che nel senso pratico ci sono due aspetti essenziali, due aspetti principali, diciamo, in una comunità. Beh, già abbiamo visto quella parte spirituale, però diciamo qui sto parlando poi nelle attività anche, due aspetti essenziali. Uno, e viene sempre prima, è la pratica spirituale. Cioè vuol dire una comunità dovrebbe dare enfasi, no? Esserci enfasi, sottolineare specialmente le pratiche del kirtan, japa, recitazione individuale del santo nome, perché in Kali Yuga questa era il canto dei santi nomi e il metodo, la recitazione dei santi nomi. Noi vediamo le comunità che danno enfasi a questi aspetti sono quelle che funzionano meglio. Quindi kirtan, japa, studio dei libri, scritture, Bhakti Shastri, scritture devozionali, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Lettera della Devozione, Chaitanya Charitamrita, il libro di Krishna. Anche stamattina abbiamo letto, Prabhupada diceva, a tutti i fini pratici in questa era è sufficiente studiare approfonditamente questi testi. Non sono libri come gli altri, vediamo lo Srimad Bhagavatam, vede come una semplice spiegazione, ho preso una sola spiegazione, Prabhupada ce ne sono centinaia, migliaia di spiegazioni così molto, molto importanti e rilevanti. Specialmente tutti i fini pratici, uno studio attento di questi testi è sufficiente per ottenere il successo nella vita. Se dobbiamo andare a cercare chissà cosa, andiamo in profondità invece di continuare a cambiare. Ho letto lì, adesso l'ho già letto, leggo qualcos'altro, ma qui è letto quanto abbiamo capito. No? Per cui se hai letto bene, se chi ha letto bene, c'è una trasformazione quando leggiamo bene questi testi, si intende. Quindi uno studio attento di questi libri, la recitazione del santo nome individuale, il canto di gruppo come abbiamo fatto prima, come faremo fra poco, l'adorazione della divinità, questi aspetti sono essenziali, pratiche spirituali. Quindi una comunità spirituale dovrebbero, questi aspetti dovrebbero sempre creare sempre costantemente opportunità che facilitino queste attività del kirtan, del japa, approfondimento, studi, corsi, no? Feste, adorazione di divinità, feste tradizionali, perché facilita quindi il nutrimento spirituale di tutti i membri. Qualcuno diceva, di quel gruppo della comunità lì di Bombay, questo villaggio, dicevano, alcuni leader dicevano, loro hanno visto che quando i membri della comunità si attaccano al japa, cioè si abituano a recitare regolarmente il santo nome,
individualmente, perché col kirtan è più facile, più bello, no? Anche attraente, musica, danza, adesso dobbiamo stare controllati con la danza, ve lo dico già, no? Ma è più, no? È più piacevole, coinvolgente. La recitazione individuale è un po' più difficile perché la nostra mente è ancora all'inizio è molto distratta, non è facile portarla sotto il controllo. Però dicevo appunto che quando le persone diventano abituate, per padre usa il termine abituate, è una assuefazione, questa è una assuefazione desiderabile, altri tipi di assuefazione meglio abbandonarli, no? Dipendenze, ma questa è una dipendenza sana. Quando le persone si attaccano alla recitazione individuale del japa, quello è successo, diciamo, è successo. Allora vuol dire che la persona sta in piedi da sola, no? Che la persona da sola ha trovato, no? Comincia a autogenerarsi l'ispirazione, viene direttamente dall'interno. Comunque japa, kirtan, lo studio uguale, se uno studia bene i libri trova gusto nel leggere questi libri, uguale trova gusto nel kirtan, adorare la divinità. Quindi tutta la comunità dovrebbe, una comunità dovrebbe essere centrata sulla Krishna Katha. Cioè, adesso mi viene in mente una cosa, che stiamo continuando con queste feste anche con un numero limitato di persone, ho notato, e mi ha fatto molto piacere, penso che sia molto buono in questa direzione, per esempio anche qui con il coronavirus, il fatto che adesso uno deve prenotarsi, distanziamento, essere in orario, ha aumentato la qualità. Adesso vedo che già le persone arrivano già subito, no? Puntuali, arrivate, e questo è molto bello, arrivare subito, si canta, si fa il kirtan insieme, si ascolta la lezione, poi c'è il kirtan, cioè, capito? Ma ho visto che c'è un aumento di consapevolezza in generale, grazie al coronavirus, ringraziamo, no? C'è un aumento di consapevolezza, la gente valuta di più queste cose. Il fatto che siamo stati separati un po' di mesi, che non abbiamo potuto frequentarci, no? Poi dice, ma, no? Ma io ci tengo, no? Uno si rende conto più, diventa più consapevole del bisogno di avere la compagnia dei devoti, no? La compagnia dei devoti, del kirtan, capito? Diventa più chiaro, e questo è buono, un aumento di consapevolezza. Quindi una comunità che funziona deve dare sempre centrale la Krishna Katha, le attività, il canto del santo nome, l'ascolto, no, il discutere questi argomenti insieme, queste devono essere centrali. Nelle comunità spirituali che funzionano queste attività sono principali. E quindi giustamente dovrà sempre creare sempre diverse iniziative per incrementare l'ispirazione spirituale dei membri. E poi un altro aspetto che magari alcune comunità spirituali non prendono molto in considerazione, ma noi grazie a Srila Prabhupada, i maestri della tradizione, invece abbiamo potuto capire che è essenziale per l'ispirazione di tutti i membri della comunità spirituale, è Jiva Doya. Jiva Doya vuol dire compassione verso il prossimo, quindi servizio verso il prossimo, ovvero adesso vediamo alcuni punti di questa Jiva Doya, cominciando prima dall'interno vuol dire priorità alle relazioni, cioè, in generale possiamo dire così, Jiva Doya vuol dire priorità alle relazioni, servizi di aiuto e assistenza ai membri e alla società in generale, riassumiamo così. Priorità alle relazioni, servizio di aiuto ai membri della comunità e alla società in generale. Sempre questi leader esperti nella comunità dicevano il più grande valore della comunità è l'affetto e il rispetto reciproco. Cioè il più grande valore. La spiritualità ci dà l'ispirazione, la forza, la pratica spirituale, poi va applicata, cioè è essenziale affetto e rispetto reciproco, tutti,
uomini, donne, bambini, anziani, tutti i tipi di persone, affetto, assistenza, rispetto. Rispetto è il minimo, affetto di più, no? Reciproco. Poi un altro punto che è così che mi è venuto, alcuni punti generali all'interno di questa parte della Jivadoya, compassione verso il prossimo, e anche, come dice Krishna la Bhagavad Gita, l'umiltà quindi deve essere un valore sacro, non cercare i difetti tra le buone qualità, dice Prabhupada, chi fa parte di una comunità spirituale questi valori devono essere importanti, no? Non è che ognuno sparla così liberamente come fanno nel mondo, come fanno i politici, no? Ognuno parla dell'altro, no? Cerca i difetti, no, deve essere sacro, l'umiltà, quindi cercare le buone qualità, non i difetti negli altri, dare priorità a questi aspetti. Ma come dicevo prima, un punto essenziale è lo spirito missionario, e spirito di servizio, spirito missionario di servizio. Darsi al prossimo in modo disinteressato, promuovendo iniziative per distribuire il santo nome, i libri e il prasadam in tutta la società. Allora, questo gli Acharya, Prabhupada ha costruito un movimento mondiale su queste tre attività in particolare, miracolosamente. È riuscito a costruire qualcosa di grande, anche materialmente, con attività, diciamo, puramente spirituale. È un miracolo, non ce la fa nessuno, chi ce la fa? Chi ce la fa? Nessuno. Cioè, Prabhupada ce l'ha fatta. Sono tre attività, quindi. Tre attività principali del nostro movimento. Quindi una comunità sana dovrebbe, come dire, no, adottare, assimilare questi aspetti. Per fortuna la storia, 50 anni di storia, come ho detto, ci fanno vedere che effettivamente funziona. Queste tre attività, quindi distribuzione del santo nome in tutti i modi, kirtan, festival, capito, incontri, tutto il mondo famoso, i festival del Ratha Yatra, il festival dei carri, il Neri Nam, i devoti vanno a cantare per le strade, adesso si fanno molto nelle scuole di yoga, in tutti i modi possibili, diffondere il santo nome, diffondere i libri, no? Prabhupada ha dato molta enfasi ai libri, specialmente distribuire i libri di Srila Prabhupada in particolare, questi libri sono una potenza incredibile, chi li capisce è trasformato, chi li capisce no. Non è facile arrivarci, ma quando ci arrivi non ti sposti più. E poi il prasadam, l'arma segreta, no? Prasadam, cibo santificato offerto a Krishna. Queste sono attività essenziali, quindi in una comunità spirituale forte queste attività dovrebbero essere centrali e tutti dovrebbero collaborare. E collaborando, partecipando a queste attività ci sono grandi realizzazioni. Prabhupada ha fatto chiaro questo punto, alle volte anche parlando di alcuni suoi confratelli indiani che erano più abituati alla meditazione ritirata, no? Perché molti hanno l'idea della spiritualità come qualcosa di, no? Di individuale al di fuori del mondo, no? E Prabhupada diceva, vedi, ma cosa hanno fatto? Pensando solo a loro stessi, sì, hanno fatto il loro monastero, il loro piccolo gruppo, no? Vivono una vita tranquilla, no? però non c'è espansione, non aiutano altre persone, stanno bene loro, staranno magari bene, ma cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto per il prossimo? E inoltre, Prabhupada ha detto anche un'altra cosa interessante, quella riguarda più noi. Ha detto, ma voi occidentali siete molto, no? Influenzati dalla passione, no? Passione, dagli impulsi materiali, quindi dovete muovere le mani, non ce la fate a stare fermi, non ce la fate a stare fermi qui a Mayapur, diceva, no? A recitare il santo nome tutto il giorno. Quindi io vi ho dato tanti servizi per impegnarvi, cioè, perché noi, per persone che non hanno questa purezza, che possono assorbirci costantemente nella preghiera, nella meditazione, il servizio pratico rivolto agli altri è più efficace, o ha una grande efficacia. Attenzione però, che deve essere sempre sostenuto dalla pratica spirituale, perché certi danno così tanta enfasi, anche molte tradizioni religiose, così tanta enfasi al servizio all'umanità,
ma poco alla cura spirituale, poi i risultati osserviamo, vediamo il tipo di persone che vengono fuori, diciamo, no? La qualità delle persone. Qui ci vuole, per quello detto prima, le pratiche spirituali, perché quello deve essere prima, se vogliamo fare veramente una comunità efficace, questa è anche l'esperienza, come ho detto. Però poi un grande sostegno, o altrettanto, alle volte all'inizio anche di più, le persone, la maggioranza delle persone che si avvicinano sono, diceva Radhana Swami, sevaka, persone portate al servizio, trovano piacere nel far qualcosa di buono per gli altri. Bene, prendiamo, accettiamo questo tuo spirito, adesso impegniamolo, no, positivamente in qualcosa di spirituale, distribuiamo i libri, distribuiamo prasada, no, distribuiamo il santo nome. Quindi quando queste attività sono in una comunità sono centrali, poi le persone vengono perché funzionano, c'è capito? Funziona. Se le persone quando iniziano a recitare il santo nome, se hanno un po' di fede, poi dipende, funzionano a diversi livelli, alcuni hanno illuminazioni immediate, pochi, altri ci vuole molto tempo prima di avere qualche risultato. Però funzionano. Funziona, i libri di Srila Prabhupada, il santo nome, vediamo. Noi siamo qui, molti di noi, anche dopo tanti anni, perché siamo qua? Siamo qua perché abbiamo trovato un po' di gusto, se no chi ce lo fa fare? Chi ce lo fa fare? No? Quindi sono cose che effettivamente, qui stiamo dando un prodotto reale. Prabhupada ha detto, noi abbiamo un prodotto che non scade mai, non va con le mode, qui c'è sempre, è sempre valido. Tutti hanno fame di spiritualità. E qui abbiamo una spiritualità genuina, autentica. Non diciamo che siamo noi quelli che hanno la verità. Noi abbiamo la verità e anche altri possono averle. Questa funziona, no? Funziona e siamo contenti di darla e dobbiamo darla. Se la diamo agli altri, le persone sentono beneficio, sentono, si risvegliano. Si... E quindi noi partecipando alla distribuzione della misericordia divina, distribuendo la distribuzione dei libri, del santo nome, del prasada, noi stessi prendiamo ispirazione, perché vediamo che le persone effettivamente l'accettano. Cioè, ma diciamo, sì, Krishna, no? Anche oggi parlavamo con alcuni amici che curano dei gruppi, anche loro, sì, ma questo nome Krishna è una cosa nuova, una cultura che non conoscono. Va bene, no? Va bene, è una cultura che non conosco, ma la spiritualità è già lì, c'è l'attrazione. Se tu gli cominci a recitare il mantra di Krishna, prendi prasada, capito? Leggi questi libri senza preoccuparti troppo dei nomi diversi che non conosci, cerca di vedere il messaggio. Sì, funziona, c'è, no? C'è qualcosa di buono qua, c'è qualcosa che fa bene. Quindi quando noi vediamo, noi che o i membri di una comunità, quando vedono che effettivamente, no, dandosi agli altri, informando gli altri, ci vuole un po' di coraggio, un po' di coraggio, informando gli altri prendono, dicono, ah, effettivamente stanno meglio, e alcuni sposano proprio, prendono a cuore, no? Prendono a cuore. Poi un altro punto che si può dire, il tempo passa veloce, nella comunità spirituale ci deve essere anche lo spirito di dare in carità. I monaci sono sempre pochi in tutte le tradizioni, anche noi nell'ISKCON sono poche le persone che si dedicano pienamente, vivono nei templi, pochissime, 2%, 3% nel nostro movimento. All'inizio erano più tanti, Prabhupada aveva partito, i giovani erano entusiasti, c'è tutta un'altra situazione anche storica, ma poi Prabhupada diceva questa è la tradizione così in India da sempre. Quindi è il dovere di tutti quelli che collaborano, che vivono nella società, che hanno la loro attività, è dare in carità. Quello è uno dei doveri essenziali scritto nei Veda. I templi devono dare tutto in carità. Non è che i templi, no, noi prendiamo le offerte e poi dopo viviamo, no, deve dare tutto. I veri brahmana prendono le offerte delle persone, le offerte, quello che offrono, insomma, e lo riutilizzano al beneficio della società, di tutti, nella forma appunto di feste, festival, distribuzione prasada, libri, santo nome. Quindi i templi devono dare tutto, non accumulare, e noi non abbiamo questo problema. L'amministrazione può confermare, non accumuliamo, abbiamo sempre, appena c'è qualcosa, subito sistemiamo questo, miglioriamo quello.
anzi delle volte andiamo fin troppo in fretta. Frena un po'. I tempi devono dare tutto e invece i membri della comunità devono dare in carità, è un dovere, diciamo, consigliato nelle scritture, dare in proporzione quello che sentono loro, no? Una parte di loro guadagni, è buono tenere una parte, dare in carità porta fortuna a tutti, quella è la politica dell'abbondanza, no? Allora, questo, se i membri fanno parte, se i membri della comunità hanno questo spirito di dare, di offrire in carità, allora questo accelera sorprendentemente il processo di liberazione dall'egoismo, sono scritto, perché noi veniamo condizionati, ci avviciniamo all'inizio, tutti hanno qualche forma di aspettativa, ci avviciniamo a Dio, dammi questo, dammi quell'altro, no? Non è che sono venuto... dammi tanto servizio, spesso uno si avvicina con qualcos'altro, però se sta in un ambiente sano dove appunto c'è questo spirito, poi l'egoismo viene bruciato, no? dal fuoco della devozione, no? quando c'è un ambiente entusiasta di persone dedicate al prossimo e trovano piacere nel servire, piacere e nel servizio, poi dopo si brucia l'egoismo. E vedi che effettivamente è una legge della natura, se noi diamo in carità poi torna, se noi offriamo servizio torna tutto, no? Non c'è problema, come ha detto Anna Frank, nessuno è mai diventato povero dando in carità. Quindi anche a questo punto, dicevo prima, i monaci, quei pochi che vivono nei templi, perché in una comunità ci deve essere un punto di ritrovo, no? Sempre in una comunità spirituale, ma un punto di ritrovo ci deve essere, un tempio, un luogo dove ci si incontra appunto per queste pratiche. Allora, quelli che vivono nel tempio e i capi famiglia dovrebbero avere una relazione di affettuosa, di collaborazione, rispetto e apprezzamento reciproco. I monaci dicono che bravi questi no, questi capi famiglia, queste famiglie così responsabili, no, che magari hanno anche figli, attività in questa era difficile, le tasse a pagare, no, che lavorano tanto in modo responsabile, no, con grande determinazione per mantenere i loro impegni, mantenere la loro famiglia, per coltivare anche la coscienza di Krishna, che bravi, no? C'è un'ammirazione sincera, io no, non so se ce la farei a fare, no, ci vediamo, noi abbiamo qui famiglie con 2, 3, 4, 5, 6 figli, no? Bisogna veramente fargli gli omaggi, riescono a, no, essere devoti e anche curare, no? È veramente apprezzabile, no? Avere responsabilità così, lavorare, attività lavorative, no? E i capi famiglia devono apprezzare i monaci, guarda che bravi, no? Hanno messo da parte, no, le persone che vivono i tempi. Che bravi, hanno messo da parte gli interessi personali per dedicarsi completamente a Dio. No? No, non hanno ambizioni materiali, cercano solo, no? Sono dedicati completamente al servizio, incredibile. No? Che grandi personalità. È mio dovere servirli, aiutarli, sostenerli. No? Così un apprezzamento reciproco, questo è lo spirito, no? Che ci deve essere in una comunità sana. E poi naturalmente, ma che in un certo senso veniva prima, però lo dico lo stesso alla fine, poi ci deve essere, parliamo di spiritualità, di cose elevate, ma poi ci deve essere una forte moralità in una comunità, dobbiamo sostenere anche la forte moralità. Cosa vuol dire? Certe cose sono sacre, veridicità, onestà, niente ipocrisia, malizia, la parola è sacra, puntualità, seguire le leggi, agire in modo rispettabile, ne ho scritti alcuni, no? Questi aspetti ci devono essere, non è che il nome della spiritualità noi una comunità, perché ci sono anche queste cose, dice, ma tanto va tutto bene. E all'inizio anche del nostro movimento ci sono stati tanti esempi un po' estremi di persone che sono lanciati così, magari venivano dalla cultura hippie, no? Un po' fuori dal mondo, e allora giustificavano qualsiasi cosa, no? Ma tanto se vado a rubare un po' di fiori per Krishna, poi anche quello che ha coltivato i fiori riceve beneficio perché li offro a Krishna. Piccole cose così, ma
magari neanche gravi, però non è un bel esempio, poi se lo trovano dice, ma no, cioè, glielo offro io a Cristo, tu mi hai obbligato, però sono anche queste stesse cose anche peggiori, cioè. Quindi moralità, no, puntualità, certi principi devono essere sacri, certe, una base sana di dharma, di buon comportamento. Però la spiritualità, una buona pratica spirituale, lo studio dei libri Prabhupada porta gradualmente tutte queste qualità. Le qualità, in realtà, ognuno, come spiegano appunto lo Srimad Bhagavatam, le scritture, ognuno di noi ha tutte le buone qualità dentro di sé, è lo stato latente, ogni essere vivente, anche i più degradati ce le hanno. Si tratta di purificare, bisogna pulire il cuore, e quando siamo in una comunità spirituale, la nostra vita è centrata intorno a queste attività, cioè il fuoco brucia, no? Tutte le impurità gradualmente se ne vanno. Queste qui erano alcune riflessioni che mi sono venute. Vi ringrazio molto per l'attenzione e la pazienza. Hare Krishna. Abbiamo 5 minuti, sentiamo se qualcuno, anche da casa qualcuno, se ha qualche commento, domanda. Vi ritrovate con questa formula? Sembra valida? Sì, molto, molto valida come soluzione. Sì, si sente? Si sente? Allora, devo ripetere io. Enrica gentilmente dice che è molto valida. Bisogna annullare l'ego, essere umili, e poi si parte con la pratica spirituale e con tanto lavoro, poi prima o poi ci si arriva, spero. Se ne diceva, se bisogna essere umili e partire con una pratica spirituale, poi gradualmente si arriva, spero. Speriamo. Però vedendo che chi lo fa, come nel tuo caso, l'entusiasmo aumenta. Chi ha il coraggio di fare, provare. All'inizio ci vuole un po' di fede, ma poi se esiste una comunità di questo tipo, persone di questo tipo, poi, come ho detto, è una cosa coinvolgente, è coinvolgente, è un fatto. E anche sentirsi la responsabilità, ognuno di noi, di essere un esempio per gli altri. Anche in comunità non spirituale, quindi anche sul posto di lavoro, se siamo un buon esempio probabilmente riusciamo ad aiutare un po' anche gli altri a migliorarsi. Devo ripetere? Quindi se noi siamo persone responsabili, appunto, siamo un buon esempio, possiamo aiutare anche gli altri a migliorarsi, siamo un buon esempio. Certo, e vuol dire che bisogna centrare la nostra vita su certi valori, quindi abbiamo automaticamente anche la forza di fare qualcosa di buono per gli altri. Ma infatti questa qui è una formula di Prabhupada, è una formula perfetta, no? Ha dato l'enfasi al quanto siamo capaci di praticare spiritualmente in generale, poi qui sono persone, e poi quanto anche darsi al prossimo, perché capito, dedicarsi a essere attivi nell'azione, un'azione positiva per la società. È molto una formula bellissima. Prabhupada ha detto, noi questo movimento l'abbiamo diffuso così. Alcuni parlano, come dire, o troppo da una parte, troppo dall'altra, troppe attività così umanitarie senza reale contenuto spirituale, e poi alla fine anche quello non è che vai lontano, oppure troppa cosiddetta spiritualità, no? Spiritualità nel senso ritirata, senza servizio al prossimo, se non hai quello è un'esclusiva per pochissime persone. Non c'è arrivato altro? Ok, benissimo, vi ringrazio molto a tutti. Hare Krishna. Grazie.